Salve a tutti ragazzi, sono FedaticsWay e oggi siamo noi a seguire di Fortnite. Ragazzi, è il pezzo 2 dei poveri. Oggi siamo... Ragazzi, io vedo tutti questi youtuber che fanno il tabellano challenge di antico. Così oggi ho pensato, facciamo un tabellano challenge e facciamo il canale. Quindi vediamo tutti i preferiti. Così devo capitare più volte del tabellano e cosa fare. Però devo mettere casuale. Ma cosa parlare per me? Ok, mettiamo casuale e possiamo iniziare. Siamo pronto e let's go. Raga, vi invito anche a lasciare like, iscrivervi e attivare la campanella per perdere i fantastici video. E raga, per cominciare. Comunque se in questi ultimi giorni non sono riuscito a caricare video, ho fatto soltanto una live da 9 minuti, che poi non ho finito. Che praticamente, raga, ho avuto un po' di problemi con YouTube e sono stato un po' più occupato a fare i compiti e che là. Quindi, raga, vi ricordate, raga, non mi ricordo se ha già messo quel video, no, non l'ha già messo, raga. Che sei pan di zendro, pan di cazzo, pan di Spagna e pan di culo, raga, no. Facciamo, pan di Spagna, pan di culo, pan di cazzo e pan di Spagna. E poi come si chiama? Pan di zenzero, pan di cazzo, pan di culo e pan di cazzo. Pan di Spagna, pan di culo, pan di cazzo e pan di zenzero. E applausi i quattro coglioni dell'estate. Manco siamo in estate, siamo in quel cazzo d'inverno. Allora, inverno, l'unica cosa che perché mi piace l'inverno, perché c'è la neve, ti diverti. E perché non ci sono quelle cazzo di andare su, cazzi. Ma poi come cazzo fanno a sopravvivere quelle stronze tutto questo inverno? Dove cazzo si ficcano? Nel culo di qualcuno, vivono nel corpo di un cazzo di bambino. Ma io se ti alzo la mezza di paraccia che se mi chiamo una bottiglia anche mi resti il corpo. Ma che? Raga! Pure sta cosa, sto a fare un regamento all'interno. Cosa ci uscirà, raga? Però noi siamo sull'autobus pronti per spaccare tutto. Salutiamo l'autista e ringraziamo. Vediamo. No, che cazzo è? Raga, questo è blu, me lo ricordo. Quindi andiamo. No, una città dove? In quella città, tipo quel paesino lì. Sperando che non ci sta nessuno. Così almeno ci buttiamo tanta roba. Poi pure avviato con la mia skin. I superpoteri dei FedaticsWay. No. Come lo chiamavo? Manco me lo ricordo perché sono. Ah sì! Sono il FedaticsWay dei poveri! Sono più forti di FedaticsWay e sono quella. Ok. Non ho visto nessuno andare qui. Quindi forse non c'è nessuno. Ma ovviamente che lutto e mi discaldo pure la cucina per me. No, raga, mi sembrava che è stato qualcuno perché ha fatto un verso strano. Ah, oh no, raga, non l'avevo sovviato, scemo! Ok. Solo armi blu. Perché è la prima volta che la faccio. L'ho giocata quando giocavo da Switch una volta. Ma... Oh, raga, in tutto sto codo qui è impossibile che non ci sia l'arma blu. E infatti, raga! A-R, dritto, beh, diritto, grazie a Dio, ti voglio bene. Ok raga, già una bellissima R. Se ci esci un pompa, abbiamo già tutto il completo perché raga, io la mitra non la conto quasi mai. C'è chi no, volando lo potremmo usare. Ah boh. Però bello un territorio militare dove non posso dare soltanto la gente qui. Ma devi stare molto attento, devi misurare tantissimo, perché possono essere tante che poi alla fine ti tradiranno e ti ammazzeranno, anche se avere un legato. Un legato, chi ha di un legato dopo Gigi? Che? Raga, per un secondo mi ha fatto un legato e mi si è fermato tutto Fortnite. E mi sembra che era mai crashato il gioco. Ma se mi crashava, raga, poi mi facevo cose brutte. Le posso manco dire. Se no, ammazzavo un bambino. In realtà non è vero, non so dire. Ho flints. Pure per essere una piccola cittadina con poche case, raga. Il gioco mi vuole bene, anche Dio mi vuole bene. Ma boh raga, in tutto questo mi manca soltanto il pompo. Colpi siamo messi abbastanza bene. Però raga, se ci pensate, se io farò il materiale e prendo un pompa,
Però deve essere verde e me lo modifico, però non è spreco troppo mazzo. Meno di no, meno di no. Allora, comunque per tutte queste chieste, non me ne sono reso conto, non ho trovato manco una goccia di cibo. Pertanto raga, fa niente. Per tutte queste chieste la troverei un po'. Io qualcosa non mi avevo solo preso, perché malfamato. La salute sta casaccio, però a voi era ovvio. Allora, soltanto bene. Ho Q sulle armi, però non sulle U. Dai, un'altra cesta. È possibile che non sta qui. Raga. Trovo armi tutto quanto, ormai diventa impossibile stare. Oh, rampino, sono un coglione ragazzi. Rampinissimo. E la cesta vediamo se si quindi. Raga, il gioco c'è con me. Ho culo con le armi, con tutto. Questo lo ammetto, però raga, la cosa più importante è lo shield, dai. Perché se non è shield 100, dai, uno che sta con quel pompa lì ti muove sciotta in un lampo, manco che va di là. Ma poi raga, per me da noi farmo un po' di mazzo, che siamo messi un pochino maluccio. E raga, lo trovo soltanto e soltanto me. Mi si può lasciare questo antivisti, raga, ma sono re. Di power di step in tutti, infatti si incazzano un po', perché devi andare nelle cose dunce, ma manco una persona devi camperata fino all'ultimo, perché lui raga step in, non sai perché la potrebbe vincere tutte, però lui è paziente, vuole fare le kill, ma se lo aspettasse cioè, tipo, andiamo a pushare che tanto ci facciamo tutti, che sono i problemi, tipo raga non faccio perché non dovrà campare, che tanti lati di sulle briglie, ragazzi. Raga, abbiamo perso pure la visita. Oh, ecco. Eccoli qui, raga. Questa cosa qua. Vabbè, io me la terrei, raga, finché non troverò in pompa. Dai, almeno qualcosa. Trovo uno shieldone. Posto della madonna. Sono questi colpi che non fanno male. Dove sta madra? No! Raga! Aspetta, no raga, questo è troppo potenziale, però vabbè, fa niente. A questo punto dobbiamo cercare. Ok, raga, vediamo safe. Ce la facciamo, raga! Dopo questo qua vado un po' più dentro safe. Siamo usi le blu. Ecco, quello è sta cestotta. Ma dove sta la cesta, raga? Perché io non sono pazzo. E infatti. Raga, cesta leggendaria. No, raga. Però, raga, non ci credevo. Ho usato la cesta leggendaria. Lì. Posso creare, ho trovato pure la cesta leggendaria, c'è proprio un bel tattico, quello che piace a me, il mio primo preferito, e mi ha crashato. Ragazzi, ma alcune volte, ma io quando mi crasha mi pimbe talmente tanta che poi dopo. Oh my god.
una kill. Figa raga. Se non si trova il pompa, secondo me sia il gioco deve vincere. Comunque non abbiamo perso praticamente niente, perché con un bel medikit e con bel due scildini che mi sono già fatto, ritorno alla stessa vita di prima. Ah boh raga, mi dispiace un po' per il pompa. Comunque non ho detto prima, vabbè raga, sono le regole, come detto prima. Non mi posso fare niente. Però con la mitra ci riuscirò. Finito pure i mazz. Sono un po' sfigate. Noi nuotiamo come pesci pezzo su Wayne. E raga, guardate, i pesci su Wayne, su Wayne, su Tamandrari, che chilo tro... Raga, poi alla fine, la cosa della pesca, mi sembra che davano la skin che sta oggi nel negozio, se la vince, dovevi pescare. Raga, ma si partecipa a quella gara? Ma io, potevo stare pure per 1000 ore, trovavo 2 floppy e basta. In realtà non è vero, ma... Vabbè raga, comunque se avevo culo in quella gara e trovavo alla prima pesca quel mitico trofeo pesce e vincevo, ma quei bellissimi soldi, ma come me li sgranocchiavo, come ero felice raga. Ero della madre mia. Lo so raga, sono porco, però vabbè. Dettagli. Cazzo. Cercando di non sprecare chissà quanti materiali, raga, perché ne ho veramente pochi. Quindi raga, ogni tanto fermiamoci un po' a farmare, se no qui primo nemico che incontriamo non ci buildare neanche il muro dritto per diritto. Un asciottamento della madonna e moriamo come un labi di merda. Sì, adesso non è che stavo, quando manco la madonna lontana, le farmiamo, speriamo che non vediamo nessuno, perché raga, con sti mazzi veramente che fai, con sti mazzi a culo, oppure sei nabbo, posso vincerci, perché non hai detto neanche che cominci a buildare con un pazzo. Ma boh raga, abbiamo una kill, abbiamo tantissimi colpi, abbiamo meno di 6 scildini. Se troviamo un pompa, uno scildino da 50, ma stiamo talmente da posto che siamo pure vinti. Allora comunque era shield 250 appena visto dentro la casetta. Vediamocelo. Speriamo che ce la facciamo anche a ribere la cesta, che con un po' di fortuna. Non è manco che ci va schifo. Dopo prendiamo un po' di mazzo, speriamo che qualcuno ci sta smirando. Dai, io credo in me raga. Scrivete tutti i commenti, hashtag credo in sue, in fanatic sue. Come sta scritto qui su sopra destra, a sinistra? Solo così. Speriamo che lì c'è un pompa. Guardati raga! No, pistolino. Comunque non fa niente. Non buttiamo al cesso tutte le speranze che abbiamo di vincere la partita, perché raga, queste sono armi, sono anche blu, quindi... Guarda dove! Quel bastardo! Se lo vedevo manco mi angappava quel nabbo di me. Raga, ma se avessi un pompa me lo avrei già fatto, sono di merda. Se avessi un pompa me lo avrei già fatto. Ma raga, proprio questo gioco di merda che non mi builda manco un muro. Gioco, io pure se ti pagassi 1000 euro per questo una kill. Guarda che vergogna. Sai che l'hai dato per fare così tanto, per fare una kill? Alla fine esce fuori che non è manco quel canno. Questo è un abbo di merda. Perché raga, se questo era forte veramente, aveva più kill. Perché non è possibile che tu a una persona, soltanto perché ti avevo visto, tu mi ammassi, ma se ti avevo visto e tenevo pure un pompa, ma ti sfondavo quelle palle lì che le facevo saltare in aria e te le facevo mangiare a cucchiaio alle case. Ti facevo loccare pure la merda del mio cane. E raga, dopo un po' gli insulti. Partita di merda. Direi raga, ultima partita, se no il video dura troppo e poi che se lo guarda. E quindi speriamo che mi esce del tappano.
se invece quello facciano tutte le vittorie del mondo, raga. Perché verde sì è facile da trovare e sì è abbastanza no. Quindi raga, livello 90 per me, non me ne sono accorto, 10 livelli ero pure al 100. Se poi decido più in là di shoppare mi passo uno shop, ma tanto fa cagare, quindi non me lo shoppo manco se muore la regina Elisabetta insieme a Riccardo. A proposito, raga, parliamo di Repubblica. E sarà noioso. Ma no. Allora, la regina Elisabetta può morire pure dopo di Riccardo. Perché Re Carlo è vecchio. E regina Elisabetta è una regina. Re Carlo quindi ha dovuto aspettare tutta la sua vita. Però potrebbe morire prima lui che regina Elisabetta. Quindi, se muore Re Carlo ha aspettato tutta la vita per andare al trono e non ha fatto niente. Invece la regina Elisabetta se gode gli ultimi anni, sta buona la comoda, seduta con gli incontri. E sono così. Ciao zio, batte 5. Guarda lì! Ha fatto tutto così, con il broncio, quella brutta figlia di pula. Vabbè. Vediamo. Questo è blu, raga. Ma c'è proprio quel blu, raga. Se che se adesso mi ci mandate il capello verde, trovo talmente tanti armi verde che diventavo un monnissimo. Forse non so se è blu. No, è blu. Beh, per me, raga, pure Pietro si mette a rompermi il cazzo. Che dopo un messaggio che gli invito, quello là si mette a spammare inviti come se non ci avessi detto il cazzo. E dopo, comunque noi non ce ne freghiamo. Finiamo sta partita al più costo. Raga, una regola. A me non mi frega che arma è, raga, ma io tipo sto in pericolo, ci sono tutti fatta bene. Io me la piglio. Se no la butto per te accesso. Ma boh, questo me lo pio comunque, raga. Per così, raga, perché finché sto piccone. Raga. Facciamo una cosa, raga. Io qui la sincero. Tu eri qua finché non trovo almeno un'arma, pure pistolina blu, non le butto. Posso pure farci vedere. Allora, finché non trovo una fottuta arma blu. Ma io queste robe qui non le butto. Raga, se a questo punto faccio un blebo. Ho pure parlato prima che sono durata troppo, non stanno a vedere pure che cosa. Andiamo a pushare, raga, secondo me di 20 minuti fa. Guardate che stronzi! Ho sparato ieri soltanto perché non sanno giocare. Guarda che lampo di merda! Se questo lampo del cazzo non mi aveva curato, ci avevo fatto vedere come era la sua cazzo di mamma uscita dal cesso. Il buco del cesso. Direi che questo video si può concludere qui. Da Fnatic's Way e da sto cazzo di Nabo che muovono pure le auto perché è talmente schifo, pure sua mamma lo odia. È tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ripeto ancora di lasciare un like per questo video, almeno 5 like se volete una scritta per un challenge da solo oppure con qualcuno, diciamo 7 like se volete con qualcuno, 5 like se volete da solo. Quindi raga, ci vediamo al prossimo video, raga, addio.